Da Sanremo iniziamo questa avventura. C'ho Gaia connessa all'interfono. Qui 100 anni con questa bellissima Tenere tutta chittata. Saliamo su questa 8,90 glitterata. Avevo spinto per prendere una parrucca, ma mi hanno bocciato il progetto. Vedete, per tutti quelli che dicono: la moto è alta, guardate qua, tocco con le punte, basta stare in equilibrio. Siamo schierati. Gaia, Simone, Antoine, abbiamo praticamente tutta la gamma media di queste moto semi enduro. È bello, è emozionante comunque, eh? C'è molta molta carica. Non è una gara, però è davvero figo. Molestissima, molestissima. Pronti? Via! Spettacolo. Vastuoso, è molestissimo sto 890. Inizia la parte hard, possiamo dirla così. Beh, inizia sicuramente fuori strada. Devo dire che sulla strada sto tassello cattivo che ho davanti ha un po' sconquassato la mia guida, però devo dire che qua adesso si gode, si inizia a godere. Moto cattivissima, c'è un'erogazione veramente spaziale. È la moto col miglior rapporto peso-potenza che ho provato finora in fuoristrada. Davanti a me c'è Simone, dietro di me c'è Gaia, Antoine. Voilà! Io quando posso la faccio saltare. Voilà! Boh, il primo masso contro il radiatore l'abbiamo mandato. C'è un po' di sabbia qua, però è abbastanza battuta che ci sono passati tutti. Oggi impariamo a usare la frizione in fuoristrada. Il cappone mi vuole uccidere con questa sensazione qua, però ha un motore molto bello, progressivo e soprattutto ti invoglia ad andare forte, perché ti dice dai, mettila una marcia in più, mettila una marcia in più, e spesso ti ritrovi su marce che io in fuoristrada praticamente non ho mai usato, perché magari ti ritrovi in quarta o quinta e diventa, insomma, deve avere un po' la testa per gestire quella velocità lì, però via, dai, risaliamo e go. La pigna è il più bello, più caratteristico, abbiamo anche la musica. Ce ne vuoi di più. Avete presente quando avete visto il video del 690? Beh, immaginatevi un 690 più potente, un pelino più pesante e metteteci una ruota da 21. Beh, questo è l'890. È incredibile come, nonostante da davanti sembri una roba enorme, perché l'impatto frontale è davvero massiccio con questi due serbatoi che scendono praticamente fino al terreno per mantenere il baricentro basso, beh, in realtà da sopra strettissima con le gambe, quindi anche con la guida in piedi, guardate come sia molto semplice quello di manovrarla con le ginocchia, e questo, ragazzi, in fuoristrada vi aiuta tantissimo. Guardate come riesco a piegare la moto solamente con le ginocchia senza fare nessuno sforzo, e tra l'altro la zona centrale è piuttosto confortevole, e poi ha un motore che ti dice sì sì, spingi, tanto ce n'è. È un motore che ti fa snocciolare tutte le marce, pam pam pam, ed è facile ritrovarsi magari a 110-120 in quarta o quinta in situazioni in cui altrimenti andresti molto più piano, almeno io personalmente andrei molto più piano, soprattutto in fuoristrada. E guardate quando apro, soprattutto adesso che sono in mappa off-road, come consigliato dall'amico Marco del 6%, bene, comunque ti fionda fuori dalle curve in maniera allucinante. Non so se riuscite a vedere il panorama che c'è da qua. Dai, è il momento di mettere una marcetta in più e farla scorrere senza farsi male. I salti. Comunque mi sento più migliorato perché riesco a rimanere morbido. Non mi affatico, cioè stanca, però non mi affatico più di tanto. Ma questo è anche merito della moto, che con le ginocchia si guida proprio bene. C'è un asinello,
Ciao Sinello! Bello, eh? Colle di Garezzo questo qua. Ah, è la galleria del Garezzo questa qua. Guardate tutti qui! Top! Ammirate come Simone stia facendo questo pezzo in totale rilassatezza e io sto già faticando! Ma ce la faccio! Ce la faccio! Voglio stargli dietro e imparare un po'. Vai cappona! Non deludermi! Drittone! Sì, lui è proprio tranquillo, guida pure seduto. Wow! Simone, organizzatore di Sterrare Umano e di tutti i corsi e le attività affini. Io ci credo, se lo fa lui, non posso farlo anch'io. Alla fine, ragazzi, è sempre il solito discorso, non è un problema di mezzi, è un problema di manico. Se ci avete... là! Che jolly! Che jolly! Se ci avete il manico, qualsiasi moto andrà bene e riuscirete a migliorarla con concezione. Se non ce l'avete, spenderete un sacco e se andrete sempre uguale. Qui capisci quanto il peso va ad influenzare il comportamento della moto. Voi non lo percepite dal grand'angolo, ma vi posso assicurare che è davvero una gran bella discesona. Arrivati! Questa è la fine della prima tappa, siamo a Boves, lì adesso faremo pranzo, cena. Siamo un po' stanchi, ma l'abbiamo svangata. Prima giornata fighissima. Top. Top, vero? Domani? Domani ancora di più. Domani si stende, sole. Abbiamo postato le moto nel covo di SV Motel. Guardate, stasera gliele svaligiamo tutte. Svaligiamo le valigie. Giusto per veri intenditori. Gaia, sei pronta per domani? Ancora io no. Inizio a rubare delle cose, ragazzi, aprite il furgone. Ecco, bravo. Simone è già carico. Il furgone è nostro, va bene. E con questa notizia bomba ci vediamo domani mattina. Giorno 2 di Apt. Tradizione vorrebbe che non si debba dormire, o meglio si debba dormire rifugiati, ma è Simone che ci ha graziati e quindi abbiamo dormito sui materassini. Moto già pronte, noi già pronti. Gas. Gaia mi dice che potete guardare le stelle, in realtà c'è una luna stupenda, ma spero che voi vediate che questo 890 c'ha i blocchetti retroilluminati e può sembrare una di quelle cavolate che ma cosa ti servono, e proprio in situazioni come queste ti permettono di vedere dove stai mettendo le dita, visto che le moto di oggi hanno 10 miliardi di funzioni oltre a quelle di fare le moto. Tornantino bastardello. Vedo la luce. Vedo la luce di Simone. Guardate che panorama che c'è da qua. È una roccia antica preistorica. I segni che ci sono dicono risalgano alla preistoria, perché facevano riti sacrificali. Madonna, ragazzi, dopo un tratto di sassaia assurda siamo arrivati a Colle Gilba, e quello lì probabilmente è Leo ADV Rider che ci aspetta, e quindi... e si continua. Il sole è già ormai alto, siamo nella natura più incontaminata. Qua occhio, Gaia, che siamo inizio alla discesona, eh? Comunque, raga, applauso a NOS per la comodità di questi caschi, perché sto NS9 è una roba atomica. E anche il completo Clover si dimostra veramente efficace in queste condizioni qua. Non so se mi spiego. Antoine, che è un local, ci ha portato in questa pasticceria atomica. Guardate chi c'è qui davanti a noi, ragazzi. Signor Cove e il suo team. Bello, bello. Signor Cove, che in realtà è Mr. Zhang. Mi scusi, signor Cove, se la chiamo signor Cove.
però progettino un po' interessante, vediamo, proviamo a stargli un po' dietro e filmarli, così magari avete un'anticipazione, anche perché lui è un manico, cioè panico paura, ha fatto la Dakar. Il problema di Jess è che sono troppo larghi. Attenzione, a posto? Bene, via via, scappiamo, scappiamo, guidala come se l'avessi rubata. Salto. Bello questo. Arrivati al Colle Lazzarà, 1595 metri sul livello del mare. Siamo nelle fasi finali, quasi finali, mancano ancora 150 km per almeno. Però guardate com'è bella la Val Chisone, una valle stretta. Dietro le nostre spalle c'è il Forte di Fenestrelle e stiamo andando verso il Colle della Sieta. Qui siamo sulla strada della Sieta, quello lì è il forte. Considera che parte da giù dalla montagna dove c'è la strada dove che abbiamo fatto noi, arriva lì e quel ponte lo collega praticamente alla cittadella che hanno fatto sulla cima, in cima al Colle della Sieta. Quella è tutta la strada sterrata che ci attende. Gaietta, Simone, Antoine, panoramino, mamma mia, pazzesco, che panorama assurdo. Team SV Motec al completo nelle fasi finali di questa HAT 15° anniversario. E se siete tra coloro che hanno paura dei tornanti, beh, quale migliore strada per esercitarsi del Colle delle Finestre? Sinistra e tornante destra. Veniteli a fare qua con la stradale, vi divertite. Siamo diretti verso il tunnel della Galleria dei Saraceni, finalmente, per la prima volta la vedo. Alla nostra sinistra c'è la Val di Susa. Mi hanno mandato in Val di Susa! E che dire di questa 890, ragazzi, mi sono innamorato. È stupenda, bella, precisa, agile, potenza, tutto quello che vuoi. Più che sufficiente in fuoristrada. Su strada quando apri comunque si difende strabene. Non è un giocattolino, è proprio un'arma letale. Vedete, anche su questi terreni un po' più difficili, un filo di gas, lei si arrampica senza problemi. Qua meglio se scelgo bene la traiettoria. E poi altro aspetto da non sottovalutare, che consuma veramente poco. L'LC8 di KTM è veramente un motore ben riuscito. Considerate che con un utilizzo gravoso come questo in 700 km ha consumato 5,1 litri per 100 km, tant'è che tutti i miei amici di avventura sono dovuti fermare poco fa per fare rifornimento. Io ho ancora più di metà serbatoio, no? Bel vantaggio questo. Ma adesso gas verso la fine di questa HAT. Dopo due lunghe giornate e tanti chilometri, dietro di me c'è Gaia, siamo arrivati a Sestriere. Eccoci arrivati, finita questa Sanremo Sestriere. Bene, atto finita, dichiarazioni? Bellissima, dai, ci siamo veramente divertiti. Top. Un po' di polvere, ma tanto sole. Bella, giornate splendide, grazie a SV Motec, vi lascio il link. Grazie qui a te, sotto. È un piacere perché ci siamo divertiti. In insieme. Descrizione, speriamo di farne tante altre perché tanta roba. Certo. E cappone al top. Al top. Alla grazie prossima. Tutto, alla prossima. Gaietta, quindi com'è andata? Siamo già in borghese? Sì,
è stata dura, è stata veramente dura, però bellissima. Ce l'abbiamo fatta, sì, ci siamo divertiti, fatta. Ringraziamo Sebu Motec. Oh, Totò la prima che faceva, eh? Io la prima che facevo con una moto che non ho mai guidato, con una Max Enduro che mi faceva paura, però abbiamo portato a termine. Benissimo, tutto liscio come l'olio. Tutto liscio come l'olio, uno dei pochi team a non aver avuto nessun problema, ma magari non diciamolo troppo forte. E comunque se ne torna anche a casa. Esatto, esatto. Bene, bene, alla prossima allora. Sì. Dai, salutiamo anche il 6%. Ciao!